Salve amici, benvenuti a questo nuovo incontro con la vita, questo palcoscenico. Siamo sempre negli studi di Per Sempre News. Questa mattina in collegamento con noi dalla Calabria, esattamente da Petrizzi, non vorrei sbagliare, sì. Petrizzi, in provincia di Cosenza. Sì. La nostra... Di Catanzaro. Ah, in provincia di Catanzaro. Ne avessi errata una, la devo licenziare. Questa contessa mi sbaglia i cognomi e anche le cita. Come devo fare? Allora, siamo in collegamento con Miriam Santopolo o Santopà. Chissà se non arriva da Santopolo, giusto. Santopolo, per l'associazione o compagnia, non so come siete... è un'associazione culturale. Macross. Come Macross, con gli accenti è un problema oggi. Essendo l'origine greca, io poi al massimo mi sono fermata al latino, non ho studiato il greco, quindi non ne conosco la cadenza, ma so che alcuni ci tengono molto ed è giusto che sia così. E, niente, io di solito chiedo ai nuovi arrivati che cosa spinge questa Miriam insieme ad altri a mettere su una compagnia, quando comincia soprattutto Miriam a avere questa passione, gli altri quando cominciano a sentire questo fuoco sacro del teatro. No, allora Miriam incomincia da piccola perché già all'oratorio era presa da questo teatro e quindi ha sempre fatto teatro. Però diciamo che nel 2015 dei pazzi, dei visionari si mettono insieme per fare questa associazione culturale che si occupa sì di teatro, ma anche di tecnologia, di cultura, di arte. Quindi ci mettiamo insieme per realizzare delle nuove esperienze e anche appunto attraverso l'uso delle tecnologie, che era quello che ci spingeva a fare un passo diverso, diciamo, dalle altre compagnie teatrali classiche. Quindi nasce questa associazione culturale creativa che elabora dei progetti innovativi e ha l'ambizione di generare dei cambiamenti nel territorio. Se ci siamo riusciti o se ci riusciamo, questo poi è un altro discorso, però l'ambizione è questa. Quindi noi siamo nel 2015. In un piccolo paese della Calabria, con tutte le difficoltà che ti puoi immaginare, perché siamo nel profondo sud, nella parte più stretta della Calabria praticamente, e non abbiamo un teatro, non abbiamo un posto dove esibirci. Quindi che cosa facciamo? Utilizziamo dei posti non convenzionali. E per posti non convenzionali intendo, che ne so, un vicolo, un giardino, una terrazza, ma poi anche per esempio un castello oppure un parco archeologico, cioè ci esibiamo dove possiamo. Adesso da pochi anni, da un anno, l'amministrazione comunale nuova che c'è ci ha dato la possibilità di utilizzare una sala. Si è mossa con passione. Sì, e quindi abbiamo una sala con delle poltroncine e un palcoscenico che per quanto piccolo, insomma, ci rende felici. Però continuiamo ad esibirci in luoghi non convenzionali. Questa è anche una nostra caratteristica. Se vuoi ti dico anche il genere di spettacolo che facciamo noi, perché noi facciamo un teatro classico e noi facciamo degli spettacoli per menti curiose, li diciamo noi. Perché? Perché noi fondiamo tra loro le arti e linguaggi diversi e quindi le iniziative sono tutte di nostra produzione, le scriviamo anche noi e alcuni testi sono stati anche premiati a livello nazionale. Penso al monologo di Judas, che è stato premiato sia come miglior monologo ma anche come miglior attore, e quindi è difficile per noi trovare dei testi già belli compiuti, no? Quindi li scriviamo noi perché appunto, come ti dicevo, mescoliamo l'arte teatrale con la danza, con la pittura, ma anche con la videoarte, con la fotografia, col canto, con la poesia. Quindi ci piace fare queste sperimentazioni e troviamo sempre nuove combinazioni. Sono delle commissioni che
contengono l'arte a 360 gradi. Sì. Sì, e poi andiamo a finire, esploriamo mondi sconosciuti, non sappiamo dove andiamo a finire, no? Ecco perché ci chiamiamo Macross, Associazione Culturale Contaminata, ce l'abbiamo anche nel nome, perché caratterizziamo gli spettacoli con due cose in particolare. Abbiamo il coro greco, che sappiamo è un personaggio multiplo, che in genere è usato dalla tragedia greca, e rappresenta la voce della coscienza, il sentire comune delle persone, e noi però lo utilizziamo fra tradizione e innovazione, e il nostro coro sottolinea i momenti salienti dello spettacolo, sia con performance recitative ma anche coreografiche. Però il nostro vero punto di forza sono le scenografie visive, che sono spettacolari, sono realizzate da Antonio Pasquale e danno spessore e originalità ai nostri testi, alle nostre storie. Perché? Perché interagiscono con gli attori, e saltandone anche le performance recitative. Però la cosa interessante è che loro tessono delle trame proprio per il racconto, ci raccontano anche loro delle storie, e quindi questa è la nostra vera particolarità, che inizia con uno spettacolo. Nel 2015 l'abbiamo testato, si chiamava Terra Amara e parlava di emigrazione. Avevamo deciso di trattare questo tema perché da noi è molto sentito, i paesi si spopolano, anche adesso vanno tutti via, quindi sentivamo questo tema molto attuale. E quindi che abbiamo fatto? Abbiamo deciso, Antonio Pasquale ha avuto l'idea di far fare delle fotografie e di realizzare ai personaggi che recitavano, di realizzare con esse proprio delle scenografie visive e dei video. E qui abbiamo aggiunto i canti, abbiamo aggiunto la danza e c'era il coro greco. Questo spettacolo ha fatto un successone, devo dire, perché è andato in giro per le scuole, è andato in giro, è stato proprio molto apprezzato. Da qui la scintilla. Abbiamo continuato su questa strada, capito? E abbiamo fatto sempre degli spettacoli su questo campo, fino ad arrivare a fare i Sette contro Tebe, che è la tragedia greca di Eschilo, che abbiamo riproposto ovviamente in chiave contemporanea, contaminandola sempre con la danza, con la recitazione, con le scenografie visive e la videoarte. E quindi questo spettacolo poi ha raccolto anche dei premi, perché è stato premiato come miglior spettacolo, miglior scenografia, miglior attore protagonista, attrice, e anche il coro greco è stato premiato, quindi siamo molto contenti a livello regionale, sì, ovviamente. E quindi poi facciamo, mi piace dire, se mi permetti, che non facciamo comunque solo teatro, perché il teatro sì è una bella fetta della nostra attività, però noi realizziamo anche per esempio dei percorsi esperienziali, e l'ultimo che abbiamo fatto l'abbiamo realizzato a Montecatini in seno al progetto Donne, che l'aveva organizzato la WILT, l'Unione Italiana Libero Teatro, e noi ci siamo occupati di questo percorso esperienziale. Quindi nell'albergo, grande albergo di Montecatini, nel parco di questo albergo, sono arrivati attori, attrici, pittrici, mascheraie, performer di tutta Italia. Insieme ci siamo riuniti con il nostro progetto Nodi e abbiamo fatto questo percorso esperienziale in questo parco bellissimo, e i visitatori, gli spettatori in realtà non erano solo spettatori, perché erano chiamati a compiere delle azioni e quindi hanno partecipato allo spettacolo, ed è stato molto suggestivo. Facciamo anche delle mostre interattive esperienziali, tipo Dragunara Experience, è stato un percorso espositivo sul Novecento. Anche qui i visitatori interagivano con delle vere e proprie installazioni interattive. L'opera d'arte, diciamo così. Sì, si muovevano, toccavano delle cose, allora partivano dei video, delle suggestioni sonore sul Novecento, sull'emigrazione, perché abbiamo fatto anche questa nel 2015.
Poi abbiamo fatto un percorso sonoro molto interessante al museo, al MUSMI, che è il Museo Storico Militare di Catanzaro. Si chiamava Memorie con le divise, e al museo di Catanzaro c'è una riproduzione di una trincea della Prima Guerra Mondiale. Noi all'interno della trincea abbiamo realizzato questo percorso sonoro, quindi le persone attraversavano la trincea e ascoltavano i pensieri dei soldati, ad esempio le lettere che scrivevano alle innamorate, la paura che avevano nello stare lì, i suoni della guerra. Quindi anche questo era molto suggestivo. E l'ultimo che voglio raccontarti è un percorso sensoriale che si chiama Narra mio Musa. Narra mio Musa era dedicato a Polifemo e a Circe, all'Odissea. E qui era un percorso sonoro che si faceva in parte al buio. E c'erano delle videoproiezioni, delle recitazioni e si degustava anche. Quindi gli spettatori diventavano parte dell'equipaggio di Odisseo. E allora giravano in questo percorso, assaggiavano per esempio il formaggio di Polifemo, oppure le pozioni di Circe, o si bevevano il vino di Priamo. E quindi c'erano dei canti, delle danze. Come vivere quasi in un sogno, no? Diciamo. Sì, è onirico, è onirico. E per dirti, non facciamo solo recitazioni classiche, teatro, ma realizziamo anche queste cose, anche dei progetti regionali o progetti nazionali finanziati dal Ministero della Cultura. Sì, ultimamente stiamo facendo anche dei progetti interessanti, tipo al Castello di Squillace abbiamo fatto Normanni Experience, quindi un'esperienza sui Normanni che hanno vissuto quei luoghi, perché noi abbiamo avuto tante dominazioni. E quindi abbiamo tirato fuori questo viaggio avventuroso nella storia dei Normanni, facendo parlare proprio personaggi che avevano vissuto nel castello, quindi i fratelli d'Altavilla, il Guiscardo e il Ruggero I, ci parlavano insieme a dei personaggi surreali, tipo Madre Terra, la Signora del Tempo, oppure Aria, e allora le persone erano portate a fare questo viaggio tra il surreale e lo storico. Esempio, ti ho fatto questo esempio. Queste cose con tanto entusiasmo, tanto amore. Sei tu stessa l'arte. Sì, la passione ci porta avanti, perché come sai i fondi ce ne sono pochissimi, quindi quello che facciamo solo per passione. Bene, se puoi manda qualche pezzetto di performance, di qualche foto. Ti potrei mandare dei trailer, sì, te li posso mandare. Mentre va l'intervista, mentre noi ci scambiamo queste parole, i nostri amici potranno. Sì, ti posso mandare dei trailer, per esempio dei Normanni, abbiamo dei trailer, ma anche di tante manifestazioni, te li posso mandare perché li facciamo e quindi te li posso girare, sì. Abbiamo fatto per esempio una cosa interessante su Coraisima. Voi conoscete Coraisima? No. Guarda, l'ho messa qui, è una bambolina che... Abbiamo fatto un progetto regionale con questa bambolina che è andato nelle scuole. È una tradizione che si era completamente persa da noi. Abbiamo trovato una signora quasi centenaria che ci ha raccontato come facevano questa bambolina. Quindi noi abbiamo rimesso sul territorio questa tradizione, insegnando ai bambini come si costruisce la bambolina, a cosa serve. Abbiamo fatto anche un laboratorio sul dialetto, perché i bambini hanno italianizzato molto il dialetto e quindi non sanno nemmeno cosa significano determinati termini. E allora abbiamo affidato a loro, ognuno aveva una parola da custodire,
per l'anno e quindi da portare in giro e da esaltare. Li abbiamo fatti scrivere in dialetto, li abbiamo fatti leggere in dialetto e poi abbiamo fatto una grande manifestazione con una mostra proveniente da tutta la Calabria delle bamboline, che le abbiamo esposte e le abbiamo fatte conoscere. Abbiamo fatto uno spettacolo teatrale collegando le Moire alla Coraglissima, perché le Moire, come la Coraglissima, sono vestite di nero, utilizzano il fuso e la conocchia. Quindi abbiamo fatto questo parallelismo e abbiamo fatto uno spettacolo davvero simpatico, con uno specchio, un telo specchio, e dietro c'erano le Moire che lavoravano questo fuso, velatino, con una bambola enorme. Velatino, si chiama velatino. Come? Un velatino con le luci dietro. Sì, che si vedeva dietro, sì, e abbiamo fatto questo spettacolo interessante, perché poi hanno un'altra caratteristica le Moire e la Coraglissima. La Coraglissima viene bruciata a fine Quaresima, quindi in segno di buon augurio e di rinascita. Atropo, una delle Moire, che fa, recide lo stame della vita affinché appunto ci sia una rinascita. Quindi abbiamo trovato questo collegamento, abbiamo fatto uno spettacolo su questo collegamento. Questo è un progetto che è stato finanziato dalla Regione Calabria, perché ha trovato interessante, insomma, il tema originale, quantomeno. Tradizioni perdute. Bene, sì, sì. Le prossime performance te le chiedo per i tuoi. Guarda, il futuro. Allora, intanto faremo prossimamente, perché collaboratorio con i ragazzi, stiamo lavorando sul Piccolo Principe, faremo uno spettacolo dedicato, diciamo, al Piccolo Principe. Però la cosa importante è che noi abbiamo due progetti, uno finanziato dal Ministero della Cultura e uno dalla Regione Calabria, che dobbiamo portare avanti. Quindi quello finanziato dal Ministero della Cultura si chiama Amre Sound e costruiremo un luogo fisico, un ambiente immersivo, dove la video arte e il sound design si mescoleranno. Ci sarà una foresta, le persone si immergeranno in questa foresta e ascolteranno il suono proprio della foresta, però via via questo suono si modificherà, perché l'uomo, con la sua impronta malefica, disturba la natura e quindi crea dei disturbi e crea dei danni. Quindi questo è un progetto dedicato anche all'ambiente. Invece l'altro progetto, che si è dedicato alle donne, si chiama Persefone, è dedicato proprio alla promozione dell'uguaglianza di genere. È un progetto che nasce per garantire alle donne e alle ragazze le stesse opportunità degli uomini, le stesse risorse, gli stessi diritti, e quindi faremo degli eventi particolari, esperienziali sempre, con dei workshop educativi, delle performance teatrali dedicate a Persefone, quindi alle donne. Questi sono i progetti proprio futuri che andremo a sviluppare subito, prossimamente. Bene, allora ci risentiremo per sapere com'è andata, com'è la partecipazione, diciamo. Speriamo bene. Sì, e se siete riusciti ad uscire, a portare in giro queste idee che sono meravigliose, sono sì, belle, è diciamo riduttivo che restino all'interno della vostra regione, perché poi alla fine l'arte è questo, è lo scambio, la cultura questo è scambiarsi le idee, scambiarsi le cose. Mi hai tolto le parole oggi, mi hai detto un sacco di cose. Ti ho confuso le idee. Non mi hai confuso, mi hai entusiasmato, vorrei venire a vedere queste... Vieni. Quando facciamo il progetto Amre Sound ti invito, poi ci sentiamo con Mimmo, mi fa piacere avervi i nostri ospiti. Certo. Io ho casa in Calabria, io sono in provincia di Cosenza. Ho casa a Becerere, sul mare, d'estate. Allora,
ma ci manco da tanti anni, ci mando solo le mie figlie. Quindi mi farà piacere. Dai, allora vieni, Belvedere, non siamo vicinissimi, ma vieni, sì, passi sì, una sì. serata con noi, volentieri, mi fa molto piacere. Da Belvedere sono arrivata ad Altomonte per sentire un concerto e quindi mi sono attraversata tutte le montagnelle. Sì, che Altomonte è lì su, bellissimo Altomonte, sì. Posso arrivare pure fino a Petrizzi. Che Petrizzi è piccolo, sai, siamo meno di 1000 abitanti, quindi è un posto piccolino, per questo siamo dei pazzi, dai. Io mi definisco così perché creare queste cose in un paese così piccolo, con l'ambizione di cambiare il territorio, di un turismo, anche a attivare un turismo consapevole, no? Un turismo che è una ripresa di queste case abbandonate, di questo borgo abbandonato che va morendo, invece che si può attivare grazie al turismo e grazie alla cultura, all'arte, come no. All'arte questa... dei pazzi, quindi se siete... Ci siamo, siamo in linea. Senti Miriam, allora ti saluto, ti ringrazio tantissimo. Grazie. Ringrazio io te oggi. No, grazie a voi, ci siamo conosciuti, mi fa molto piacere, grazie dell'opportunità che mi avete dato, grazie. Ci vediamo presto, sì, perché è una cosa veramente nuova, una novità quella che abbiamo portato stamattina con te. Ti abbraccio grazie. Forte, ti faccio tantissimi auguri. Grazie. In bocca ai lupi, lasciamo stare i lupi nelle foreste. No, viva il lupo! Ti abbraccio. Grazie, ciao. Arrivederci. Ciao. A presto.